Buonasera, tante notizie che ovviamente rimbalzano nelle agenzie anche in questa domenica d'estate. Il viaggio della Meloni, gli echi del colpo di Stato in Niger che potrebbe ulteriormente destabilizzare il quadro internazionale. Ma la vera notizia in Italia è il messaggio che molti hanno ricevuto scoprendo proprio in queste ore che non prenderanno più il reddito di cittadinanza. E su questa notizia, con una sincronia sorprendente, si aggiunge la richiesta di una commissione d'inchiesta ad personam su una persona, Pasquale Tridico, che vedete lì, l'ex presidente dell'INPS, che oggi in una intervista al Libero, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, ha indicato come addirittura il responsabile di sprechi e malversazioni. Sentiremo la sua versione, avremo il contraltare come nei grandi duelli di Inonda, di un intellettuale che è considerato ormai uno dei pensatori della nuova destra, Francesco Giubilei, voi l'avete già conosciuto. Buonasera. E poi, come i caschi blu, in mezzo Giuliano Guidabardi. Ma oggi con una splendida camicia iridescente ho trovato qui in questo studio qui per Marianna caso Prima. Anche stasera, pensa alla sbadataggine, ci vediamo tra poco, arriviamo subito. E c'è Roberta, benvenuto, già collegata, La Lega. .23 in diretta anche stasera con il socio Luca. Io sono registrato. Tu sei registrato? Ok, quindi mi devo calibrare bene per non sovrappormi. Con il socio Luca Telese, Francesco Giubilei, Giuliano Guidabardi e l'ex presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che è al centro. Ah no, però prima vediamo, c'è anche Roberta Benvenuta ancora collegata, perché così almeno vi diamo tutti gli elementi del menù? No, ve lo dico a voce, è alla festa della Lega di Cervia, dove a breve Matteo Salvini sarà intervistato. Eccola lì, sarà intervistato, c'è sempre la Benvenuta, sì, quando ecco serve c'è sempre. Sarà intervistato da Agnese Pini, direttrice di QN, Resto del Carlino, insomma la pluridirettrice italiana. Quindi torniamo da Roberta prestissimo per aggiornamenti su questo, però diciamo sono da ieri sera più o meno a quest'ora che si discute della proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia Foti di istituire una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato di Pasquale Tridico, all'epoca presidente dell'INPS, che, cito più o meno testualmente, per diciamo, fare un favore ai suoi mandanti politici, questa è stata l'espressione, avrebbe omesso i controlli sul reddito di cittadinanza. Allora Tridico, andiamo subito al dunque e le chiediamo come risponde. Guarda, dottoressa Aprile, quello che sta succedendo a me dovrebbe preoccupare tutti i liberali di questo paese, tutte le persone che hanno a cuore la democrazia, tutte le persone che hanno a cuore i processi istituzionali, perché mi sembra veramente un atto di bullismo istituzionale contro una persona, un libero cittadino. Io non ho cariche politiche, non ho cariche istituzionali, sono un libero docente all'università a Roma e insegno ai miei studenti, non ho potentati dietro di me, non ho tessere di partito, ho una famiglia, siamo in 7 fratelli e sorelle, ho 2 figli e altro non ho. Ecco, questo è veramente qualcosa di sconvolgente, perché soprattutto, come dire, invece di accanirci contro quella che è l'evasione contributiva del nostro paese, si fa una commissione ad personam contro Tridico. Io sono, come dire, molto tranquillo, perché durante la mia gestione ho istituito per la prima volta nella storia dell'INPS una direzione antifrode, che ha come dire, fatto in modo che tutte le frodi che possono essere possibilmente scoperte siano state fermate, e rispetto al reddito di cittadinanza, ad esempio, abbiamo fermato 3 milioni di domande che non sarebbero state pagate, appunto, che non sono state pagate, per circa 11 miliardi di euro non pagate, grazie a controlli preventivi e grazie a una serie di accordi che abbiamo fatto con Agenzie delle Entrate, con l'ACI e con altre pubbliche amministrazioni per fare controlli preventivi e poi successivi con Guardia di Finanza e Carabinieri. C'è un sistema messo sopra che, come dire, non ha responsabilità di nessun tipo, a meno che qualcuno non possa pensare che ci sia del dolo da parte mia. Lì però io potrei anche valutare di come dire, difendermi in altro modo, perché se qualcuno, come dire, pensa che io abbia regalato soldi in modo improprio, ecco, io qualcosa la devo dire, dottoressa Aprile. Prego.
Durante la mia gestione l'istituto ha visto il recupero contributivo, infatti è notizia popolare che ad esempio l'evasione fiscale sia diminuita da 130 miliardi a 100 miliardi, incluso l'evasione contributiva, è notizia popolare che il lavoro nero sia diminuito da 3 milioni e mezzo a 3 milioni. Sono numeri importanti, abbiamo ancora 3 milioni di lavoratori a nero, abbiamo 100 miliardi di evasione, il reddito di cittadinanza cuba ogni anno 8 miliardi di euro, l'evasione contributiva in questo paese cuba 100 miliardi di euro. Io farei una bella commissione di inchiesta che scovi le origini di questa evasione fiscale e contributiva, perché chi è evasore e magari poi cerca anche di prendere prestazioni, non solo il reddito di cittadinanza, perché qui l'INPS dà assegni di disabilità, assegni sociali, bonus asilo nido, bonus babysitting, assegno unico che è dato con lo stesso procedimento dell'ISEE del reddito di cittadinanza, insomma le stesse prestazioni che, come dire, chi evade può percepire indebitamente, e mi sembra che ci sia un accanimento che non ha assolutamente fondamento contro di me, ma contro le mie idee, perché mi consenta, chiudo perché non voglio fare un monologo, secondo me più che Fratelli d'Italia, probabilmente, che è arrabbiato con me, ovviamente verso le mie idee soprattutto, che difendo perché sono prima di tutto un ricercatore, io parlo con numeri alla mano, con documenti e con fonti. Mi sono permesso di criticare quello scempio che è la social card del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità, che già detto così mi sembra di stare a vivere in un paese di via di sviluppo. La sovranità alimentare si cerca di ottenere nei paesi in via di sviluppo, in Africa, dove purtroppo ci sono ben altri problemi. Però lei in ogni ha attaccato caso, quella social card, che era diretta, ha detto addirittura che è una fregatura, un imbroglio, un articolo. L'obiettivo di è una lotteria, Telese, è una lotteria. I comuni chiamano i beneficiari, non si è visto da nessuna parte. I beneficiari di una prestazione devono fare domanda e se hanno i requisiti la ottengono. Invece in questo caso i comuni ricevono due liste, la lista dei principali beneficiari e quella suppletiva. Le faccio un esempio: a Napoli coloro che hanno i benefici, coloro che avrebbero diritto, sono circa 100.000. Ora c'è la lista la lista principale dei beneficiari che consente a 30.000 persone di ottenere il sussidio, o meglio questo bonus alimentare, perché è un bonus, perché è una tantum. E poi ci sono circa 43.000 persone che hanno diritto, però non c'è budget e quindi sono suppletive, vengono chiamate così, è una seconda lista. Ma vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa ragionevole? Del resto fare un bonus alimentare su una card, perché poi abbiamo bisogno di una social card per dare un bonus? L'anno scorso, nella precedente legislatura, abbiamo gestito due bonus di contrasto all'inflazione di 200 euro e di 150 euro per 32 milioni di persone, tra lavoratori, pensionati, disoccupati. Benissimo, però rinasti, una cosa prima eccetera. Che parlino gli qui ospiti. Invece si parla. Professor Tridico, risponda nettamente a quella cosa più cattiva o dura per lei che c'è nell'intervista del capogruppo di Fratelli d'Italia, cioè non solo la frase di avere dei mandanti che ha citato Marianna, ma anche quella di aver usato il reddito in maniera chirurgica per conquistare consenso politico-elettorale. Me le dicevo, se questa è un'accusa che probabilmente sfiora il penale, ci dovrebbero essere ben altre procedure per verificare questo tipo di accusa. E io sarei, come dire, un mandante in un istituto in cui abbiamo la magistratura contabile interna, che è in IMSS, dico, è l'organo adibito a verificare appunto il danno erariale. Abbiamo il collegio dei sindaci, abbiamo gli ispettori del MEF e abbiamo gli ispettori del Ministero del Lavoro, e io mi permetterei di fare una cosa del genere, io che sono colui che non ha scheletri nell'armadio, non ha mai, come dire, avuto nessun sospetto minimo di qualsiasi atto illegittimo, di corruzione, di falso, di bancarotta, sono una persona che non ha scheletri nell'armadio e insinuano cose del genere nei miei confronti, rischiamo di avviare procedure che certamente hanno nulla a che fare con commissioni di inchieste parlamentari, che sono atti politici, lo capisco bene, e che invece possono avere conseguenze negative per altri sul piano penale.
Allora, Francesco Giubilei, il professor Tridico ha elencato con dovizia di dettagli, elencandoli proprio tutti i protagonisti di questa struttura che all'interno dell'INPS non solo sul reddito, ma in generale si occupa di verificare che tutto sia come deve essere. E su cosa è basata l'accusa in base alla quale appunto si chiede la commissione d'inchiesta? Ma iniziamo dicendo che se Tridico non ha scheletri nell'armadio, come appena detto, non si deve preoccupare minimamente di questa inchiesta che il Parlamento può mettere in atto, e ricordiamo che è una prerogativa del Parlamento ed è una prerogativa dei parlamentari, quindi una prerogativa di carattere democratico poter fare delle commissioni d'inchiesta. E io credo che la notizia di reato, però, tutti, per dirla con la magistratura, io credo che tutti i cittadini italiani, sia i percettori del reddito di cittadinanza sia i non percettori del reddito di cittadinanza, debbano conoscere come sono stati utilizzati circa 30 miliardi di fondi pubblici, perché il reddito di cittadinanza, stiamo parlando di questa cifra, perché è una manovra che è stata introdotta dal 2019 fino ad oggi sostanzialmente, e quindi è una cifra ingente. Noi dobbiamo chiederci e capire se ci sono state delle truffe nell'utilizzo di questi fondi. Però sono dei dati che sono reperibili sul sito dell'INPS, no, sa chi l'ha preso, quale fascia anagrafica, quale fascia di reddito. È vero che si sa chi l'ha preso, ma ci sono state alcune persone che l'hanno preso in modo indebito. Tant'è che se noi guardiamo solamente negli ultimi 2-3 mesi, leggo qualche inchiesta che è stata fatta dalla Guardia di Finanza, a Sassari sono stati scoperti 500.000 euro solamente a giugno, con 70 persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza in modo indebito. A Roma, sempre a giugno, 450.000 euro in modo indebito, 85 furbetti. Caso di Torino incredibile, ve lo ricorderete, di novembre del 22, 1.400.000 euro di circa 300 cittadini rumeni che vivevano in Romania e percepivano il reddito di cittadinanza in Italia. Allora, c'è un primo problema che è legato ai criteri che sono stati scelti inizialmente per dare questa misura. Questa non è colpa di Tridico, è colpa evidentemente del Movimento 5 Stelle. Però avrà influito sulle elezioni in Romania. Avranno influito forse sulle elezioni rumene, probabilmente, con i soldi dei contribuenti italiani. Ma in ogni caso i criteri che sono stati scelti inizialmente per dare... Non so se ci rende... Che cosa? Ti ha detto? Allucinante. No, non è allucinante. È un'inchiesta che è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto questo fatto. Non è allucinante, Tridico. Sono 1.400.000 euro. Giubilei, la residenza la controllano i comuni. Giubilei, la residenza la controllano i comuni. Se c'è un dante politico, risponderebbe al governo della Romania o ai politici della Romania, ma le pare che io rispondo dei cittadini, a politici, scusi, della Romania, ma che cosa esattamente di dire? Lei sarebbe un liberale? Ma proprio perché sono un liberale voglio che i soldi non siano dati dalle persone che non ne hanno bisogno. Tridico, guardi che lei, portando avanti questa visione, giustificando le persone che hanno preso il reddito di cittadinanza senza averne bisogno, lei va a creare un problema ai ceti più deboli e chi realmente aveva diritto a questa misura. Perché se le risorse, come ben sappiamo, le risorse pubbliche per il welfare state sono ai noi limitate, e c'è una fetta consistente allora di persone che lo prendono senza averne bisogno, su chi ha fatto la pensione di invalidità per i ciechi? Perché ci sono i falsi invalidi. Dobbiamo cercare di aumentare gli strumenti per verificare che non vi siano delle truffe. Vediamo però lo strumento, la qual è? Perché lei, Giubilei, ha detto, insomma, sono stati 30 miliardi. Esatto, questo bisogna fare, aumentare gli strumenti e i controlli, non prendersela con le persone per bene che lavorano al servizio del paese. Ma lei adesso è un privato cittadino, lei ha avuto un ruolo di presidente dell'INPS. La commissione d'inchiesta, ha speso Tridico, 60 miliardi di euro di Tridico, sostegni per la commissione d'inchiesta. Sì, ma lei mi deve fare un fischietto. La pandemia, non so se si ricorda. Bisogna Tridico, però lei non deve fare la vittima, perché non è che la commissione d'inchiesta è sul Tridico privato cittadino professore universitario. La commissione d'inchiesta è una scusa, che interrompo entrambi, c'è un partito contro che mi accusa di essere un... Ma quale partito contro? È lei espressione del Movimento 5 Stelle, che sono persone giustizialiste che ci sono in Italia. Tridico, la prego, Giubilei, la prego, dobbiamo coinvolgere anche Giuliano Guidabardi, ma proprio per parlare di questo, perché la verità appunto, vera è che avete paura delle idee diverse dalle vostre. Ma la avete prego, Tridico, la prego. Tridico, se ci sono state delle risorse prese indebitamente, è diritto dei cittadini italiani che pagano le tasse sapere come sono state gestite quelle risorse, quindi benvenuto alla commissione. Posso interrompervi? Grazie entrambi. Senza fare intimidazione politica, senza Tridico, fare... No, veramente, politica.
un diritto del Parlamento. Cioè, esistono delle regole basilari, esistono delle regole basilari del confronto televisivo, per cui a un certo punto, se qualcuno dice per favore, a un certo punto ci si azzittisce e si dà la parola anche all'altro ospite, a cui stavo giusto proprio chiedendo, ripercorrendo quello che vi siete così, diciamo, animatamente detti, lei, Giubilei e Tridico, cioè se il tema è verificare come sono stati spesi i 30 miliardi, se il tema è dimostrare, come molte indagini in corso della magistratura stanno facendo, che magari qualche controllo è sfuggito, perché quel tono, cioè parlare di Tridico come l'esecutore di un preciso mandato politico che era quello del Movimento 5 Stelle, padre della misura. Cioè, se lo scopo è verificare solo che sia andato tutto a posto, perché personalizzare così? Cerco di anche di sdrammatizzare. Io mi sono fatto l'idea che in realtà ci sia un'intelligenza tra Tridico e Fratelli d'Italia, cioè che siano in assoluta coesione politica, perché hanno fatto due grandi... Cioè il mandante politico è Fratelli d'Italia. Ma il centrodestra ha fatto due regali straordinari a Tridico. Il primo lo ha giubilato da presidente dell'INPS prima del tempo, quando si sapeva che il reddito di cittadinanza si sarebbe esaurito, sarebbe concluso, e dunque sarebbero arrivate le proteste, e dunque lo hanno messo al riparo dalle proteste dei cittadini. La seconda è questa: prendere, come giustamente il professor Tridico diceva, un privato cittadino, un professore universitario, e renderlo un leader politico. Lo hanno battezzato come leader politico, come padre di una misura che a molti italiani non piace, ma che a molti italiani piace, ed è diventato oggi un leader politico. Quindi, se lo strumento era quello per, come dire, andare a screditare Tridico, hanno fatto esattamente il contrario, e invece ne hanno fatto un eroe del reddito di cittadinanza. Poi sarà molto interessante parlare dello strumento e delle questioni politiche. Ogni volta che le commissioni d'inchiesta entrano nelle vicende politiche, la democrazia corre un rischio e ha una diminuzione di forza. Le commissioni d'inchiesta servono quando ci sono grandi fenomeni politici, quella su Ustica, su Moro, sul banditismo, grandi questioni politiche che hanno bisogno di essere approfondite. Per il resto, grazie a Dio, c'è la magistratura, e come ha detto Giubilei, mi pare che stiano facendo un buon lavoro già la Guardia di Finanza e gli organi inquirenti, quindi che facciano loro. Allora, è arrivato un SMS, e la cosa che più ci ferisce, perché lo stiamo raccontando da giornalisti, molti, Tridico, neanche sapevano che gli sarebbe stato sospeso il reddito finché non è arrivato questo messaggio. Eccolo qui, lo vediamo: domanda sospesa come previsto dall'articolo 13 in attesa di eventuale presa in carico. Allora, la domanda che le faccio è che cosa è esattamente questa scelta? Ne abbiamo parlato tante volte, ma chi resta dentro, chi è che esce fuori? E soprattutto, che cosa possono fare quelli che restano fuori da oggi, da ieri? Guardi, l'istituto parla di sospensione, si esprime sempre con molta cautela, ha fatto, come dire, un servizio di informazione, magari poteva anche, come dire, utilizzare altri termini. Si tratta di un'interruzione, perché quelle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e non sono occupabili, ovvero non sono minori, non sono disabili, non sono anziani, hanno perso il reddito, e sono i primi 160.000 di una serie che arriveranno fino a 600.000. Da qui a gennaio arriveranno, come stimato dall'INPS e dall'UPB, a 600.000 persone che appunto non hanno i requisiti del nuovo assegno di inclusione e quindi decadono. Il nuovo strumento è condizionato a due decreti ministeriali che devono ancora essere fatti, tra l'altro: quello che istituisce una piattaforma e quello che istituisce il cosiddetto strumento di formazione e lavoro. Devono essere ancora fatti, dovrebbero partire da settembre, ma la legge di bilancio, come sappiamo, che già costruiva questo apparato, aveva promesso i corsi di formazione da gennaio. Di questo purtroppo non c'era. Vede, Telese, quindi io aspetti, non mi però sarei sorpreso se la destra al potere stiamo anche facendo tutto. Informazione, Tridico, quindi sospeso è un modo elegante per dire cancellato, sì, in modo irreversibile. Questi non torneranno più al reddito e arriveranno altri 430.000 cancellato in modo irreversibile, così. Certamente. Certamente, secondo me l'istituto non manderà più altri messaggi dopo quello che è successo. In ogni caso ci saranno le interruzioni e
l'eventuale come dire, attivazione del nuovo strumento, ovvero dello strumento di formazione lavoro, che parte da settembre, quindi ad agosto queste persone poveracce non mangeranno, da settembre potranno fare domanda e potranno avere, se sarà fatto il decreto ministeriale che attiva la piattaforma, la stessa piattaforma dovrà essere costruita e i corsi di formazione devono essere avviati, da ottobre queste persone potranno cominciare ad avere 350 euro, questo dice il DL 48 del 2023. Ora, di tutto questo ancora non c'è notizia, di quello che c'è invece notizia certa è l'interruzione dello strumento. Da gennaio, dicevo, altre 350.000 persone, oltre a quelle che già sono state interrotte, perderanno il reddito di cittadinanza. Era ovviamente atteso, non era atteso, era tutto atteso. Dalla legge di bilancio scorso il governo Meloni si è mosso in questa direzione. Al contempo però non ha fatto, a mio parere, nulla per rafforzare gli strumenti di attivazione, i centri per l'impiego, che lo sappiamo erano anche l'anello debole del precedente reddito di cittadinanza, ma non c'è oggi notizia di corsi di formazione attivati che dovrebbero essere appunto, che sono quelli condizionati al nuovo strumento di formazione lavoro e all'assegno di inclusione. E poi, e chiudo, questo modo anche di pensare che la povertà si annidi soprattutto tra minori, disabili e anziani è sbagliato, non esiste in letteratura. Il reddito minimo proposto dalla Commissione Europea, il reddito minimo e non il salario minimo, è uno strumento che si indirizza a tutti coloro che stanno sotto una soglia di reddito. Del resto è stato approvato da tutti i parlamentari italiani, anche quelli di Fratelli d'Italia, in seno al Parlamento europeo, questa proposta di raccomandazione. Ora, a me sembra veramente anche qui molto debole l'apparato che si è costruito e che fa riferimento a queste tre categorie, alla luce soprattutto del fatto che i pensionati, i poveri hanno già l'assegno sociale, i minori hanno già l'assegno unico e i disabili hanno già l'assegno di disabilità. Se non basta questo, io sono d'accordo, dobbiamo rafforzare questi strumenti, aumentare le prestazioni per questi soggetti, ma la povertà è qualcosa di diverso, è trasversale. I primi soggetti a saltare dal reddito di cittadinanza sono proprio i lavoratori poveri. Perché? Perché sono appunto considerati occupabili, ma già lavorano. Dovremmo invece fare in modo che queste persone possano guadagnare qualcosa di più, visto che magari guadagnano così tanto poco che devono essere integrati dal reddito di cittadinanza. Ecco, Giubilei, ma il sottosegretario, il senatore Fazzolari, Fratelli d'Italia, ha proprio nei minuti precedenti all'inizio della trasmissione rivendicato che insomma tutto questo clamore per questi SMS che sono arrivati è ingiustificabile perché appunto, come osservava anche Tridico ora, sono le misure che erano state annunciate e votate dal governo, però rivendica tra le altre cose anche il fatto di che le nuove misure che subentreranno al reddito di cittadinanza hanno un occhio di riguardo nei confronti dei più fragili e quindi sono addirittura migliori del reddito. Allora le chiedo, c'era solo l'SMS per comunicare che dal mese, cioè proprio nell'ottica di questa maggior tutela del destinatario, era necessario usare lo strumento per cui mentre sei a cena ti arriva la notifica e scopri che non avrai più? È uno strumento di comunicazione che ha ritenuto di utilizzare l'INPS, però il discorso è più ampio e riguarda un cambio di approccio anche culturale e sociale sul tema del lavoro. Ed ecco perché il governo intende introdurre da settembre due misure che vanno a creare una distinzione tra coloro i quali possono trovare lavoro e invece coloro i quali, per esempio i minori, per esempio gli over 65, per esempio i disabili, che non hanno possibilità di trovare lavoro. E questa è una distinzione estremamente importante perché, guardate, il mondo della destra, il mondo conservatore, ha storicamente a cuore le esigenze dei ceti sociali più deboli e nessuno vuole lasciare indietro quelle persone che nel nostro paese esistono e sono anche milioni di italiani. Però anche delle persone che non hanno la possibilità di lavorare. Chi invece ha la possibilità di lavorare deve per l'appunto essere messo nelle condizioni di poter entrare nel mercato del lavoro, perché il lavoro è innanzitutto un qualcosa di dignità. Però attenzione, noi non possiamo immaginare di continuare a portare avanti una misura di carattere assistenzialista per cui diciamo alle persone che hanno possibilità di lavorare ricevete tutti i mesi sul vostro conto corrente dei soldi che vi vengono erogati dallo Stato, in questo caso dall'INPS. No, noi dobbiamo fare in modo, e lo Stato ha il compito di fare in modo che queste persone possano essere
inserite nel mercato del lavoro. Se poi mi si dice c'è un problema sui centri dell'impiego, c'è un problema talvolta nel cercare di fare in modo che la domanda e offerta trovino un punto in comune, su questo sono evidentemente d'accordo e bisogna andare in quella direzione. Se però noi non facciamo questo cambio di approccio di carattere culturale, per cui le persone che non hanno un lavoro, e riguarda soprattutto anche le giovani generazioni, perché in Italia c'è un tema, la domanda era su chi ce l'ha già il lavoro, nessuno da convertire in quel momento. Che anche la disoccupazione giovanile, però è compito dello Stato fare in modo non che queste persone ricevano un sussidio, ma che queste persone possano trovare il lavoro. Ed ecco perché è giusto abolire il reddito di cittadinanza ed è giusto introdurre delle misure che vadano a porre questa distinzione. Guida Bardi, lei è un imprenditore, ha scritto anche un pamphlet a difesa del ceto borghese. E una delle accuse più forti che arriva in queste ore, non solo da Fratelli d'Italia, anche dalla Lega, è una misura che Tridico ha molto difeso, cioè quella sui working poor, i cosiddetti lavoratori poveri. Cioè il reddito interveniva come una sorta di fonte di riequilibrio anche su coloro che guadagnavano molto poco e venivano elevati con 300 euro di contribuzione per arrivare alla soglia, a superare la soglia di povertà. Ecco, qui c'è una forte polemica e si dice: ma come, finanziamo anche chi lavora? Volevo sapere la sua opinione con la sua esperienza, ovviamente. La mia opinione è che un paese civile abbia bisogno di uno strumento di sostegno al reddito quando è troppo basso, e abbiamo bisogno di uno strumento di aiuto alla povertà quando cioè come in questi casi, per due ordini di ragioni. La prima perché è eticamente giusto e la seconda invece perché si tratta di una misura che è utile socialmente, perché poi tu ti trovi ad avere delle persone che sono socialmente fuori dal controllo e che per uno Stato è un grave problema. Però mi sorprende molto lo stupore per il messaggino e lo stupore perché adesso si vede che è stato eliminato il reddito di cittadinanza. C'è stata una campagna elettorale che in gran parte è stata incentrata su questo. Quando te lo annunciano, non conta quando te lo tolgono. Sono a favore di quello strumento, però il popolo italiano si è espresso in larghissima maggioranza contro quello strumento. Cioè bisogna dividere le persone tra chi non sa, chi non può e chi non vuole lavorare. Sono tre casi che vanno affrontati in maniera diversa, perché così ci hanno chiesto di fare i cittadini. Allora, i corsi di formazione di cui parlava il professor Tridico, molto giusti, non sono stati fatti, vanno fatti. Chi non può lavorare deve essere sempre e comunque aiutato. Chi non vuole, il problema è diverso. E l'abolizione, la rimodulazione, poi si sono usati un sacco di sinonimi a gradazione a seconda del momento, ma insomma del reddito di cittadinanza è stato appunto uno dei punti della campagna elettorale che ha portato Giorgia Meloni al governo, ma è stato anche uno dei punti della campagna elettorale di Matteo Salvini, che è a Cervia, dove abbiamo la nostra Roberta Benvenuto. E a che punto è? Sono arrivati, hanno iniziato? Raccontaci un po' cosa succede lì alla festa della Lega. Allora Marianna, sì, eccoci. Allora, Matteo Salvini è arrivato circa un quarto d'ora fa, ha fatto anche un ingresso che mi hanno detto che è un ingresso che fa sempre nello stesso modo, ovvero dal pontile qui dietro in bicicletta. Infatti ci ha preso tutti un po' diciamo alla sprovvista, eravamo tutti davanti al palco, non ha parlato, ha fatto il solito bagno di selfie e di militanti, anche perché devo dire noi abbiamo passato qui tutto il pomeriggio, questa è una festa molto sentita per la Lega, loro indicano che è dal 2013 che questa festa va avanti, da quando ci hanno detto i militanti erano solo al 3%. E vi voglio restituire un paio di dati politici in attesa che lui è qui dietro alle mie spalle, che salga sul palco per l'intervista con Lapini. Ecco, sembra che la platea apprezzi tantissimo questo nuovo corso salviniano, diciamo questa veste più istituzionale, e ve lo diciamo da questo posto: qui a un paio di chilometri c'è il Papete, quindi ci hanno raccontato tutti che quel momento è molto lontano. Noi siamo passati anche al Papete, lì Matteo Salvini non si è fatto vedere e ci hanno detto un'altra nota politica, che ha avuto un incontro, un pranzo con Fedriga, questo lo riporta il sito del Foglio. Noi vi richiediamo la linea non appena Salvini sta per andare verso il palco, cerchiamo di, come sempre, di prendere una battuta. Professor Tridico, un'altra domanda secca, visto che questo è anche il momento dei sospetti e qualcuno pensa dei veleni, ma non è che è stato lei, come dice qualcuno, prima di andarsene a dare questa disposizione che le comunicazioni avvenivano via SMS anche sul reddito? Perché se è stato un boomerang, qualcuno dice magari c'è una manina, la manina di Tridico.
No. Guardi, Telesia, io ho molto rispetto per l'istituto, soprattutto per quello che ha fatto, e non mi permetterei mai di attaccare i colleghi che lavorano lì, perché lavorano veramente con grande senso di dedizione. Ricordo soltanto quello che abbiamo fatto durante Covid. Abbiamo pagato 32 milioni di prestazioni di cassa integrazione, 60 milioni di euro per 5 non milioni lo dica che di fanno autonomi. Un'altra abbiamo commissione. Fatto anche i controlli in quel periodo, ricorderete. Infatti, però abbiamo salvato il paese e abbiamo fatto in modo che la ripresa fosse, come dire, pronta e il recupero dell'economia avvenisse anche grazie a quei provvedimenti che abbiamo fatto, perché abbiamo reso reddito disponibile, consumi per l'economia che poi ha avuto, come dire, molta più facilità a riprendersi. Quindi non parlerei mai contro l'istituto, che è un grande istituto. Sono preoccupato però, Telese, ritorno su un aspetto che... è stato anche da voi accennato all'inizio. Ovvero non è una sua disposizione. Ma ovviamente la risposta è no, ma ci mancherebbe altro. Come dire, l'istituto ha una capacità enorme di comunicare. Non so cosa sia successo con quel messaggino. In ogni caso, quello che mi preoccupa è anche un tentativo, non solo sul CDA e sul presidente dell'istituto da parte del governo, cosa che tutti i governi hanno fatto, ma anche sulla tecnostruttura e sulla dirigenza. Come dire, mi sembra che ci sia, e ho letto notizie di stampa su Repubblica nei giorni scorsi, un tentativo del governo di mettere mano sull'amministrazione, sulla tecnostruttura, sui dirigenti, sul direttore generale, che stranamente viene considerato anche decaduto rispetto al commissariamento dell'INPS. Ecco, di questo si dovrebbe anche parlare. Adesso che non c'è più Tridico, in INPS non si parla più come prima, però io sono preoccupato del fatto che in INPS si sta consumando una OPA che è molto pericolosa, non sul CDA, ripeto, e sul Presidente, quello è legittimo che siano nominati dal Governo, ma sul dirigente generale, sui dirigenti che gestiscono le pensioni, che gestiscono gli ammortizzatori sociali, che gestiscono la cassa integrazione, che gestiscono l'invalidità. Ecco, quelli devono essere in mano a dirigenti che sono indipendenti, e questo purtroppo ho delle avvisaglie molto negative che leggo e che mi preoccupano. Allora, abbiamo due minuti prima del super spot, vado da Giubilei, perché da tutto quello che abbiamo detto si possono trarre molte conclusioni, però un dato che poi è sempre lo stesso è che se si riuscisse a recuperare un po' di evasione in più, magari queste misure potrebbero essere più generose, magari anche meglio mirate. Però nella rimodulazione degli obiettivi del PNRR c'è stata un po' una parziale marcia indietro, diciamo uno stop alla lotta all'evasione. Insomma, quell'obiettivo lì per ora non riusciremo a ottenerlo, è stato dilazionato nel tempo. Sembra un po' una resa. No, non la vedo come una resa, bensì come un qualcosa che deve essere realizzato, ovviamente il contrasto all'evasione fiscale, ma non per forza con i fondi, con le risorse del PNRR, che devono essere delle risorse indirizzate alla crescita. No, ci riusciamo, anche perché negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha aumentato di molto, lo diceva peraltro lo stesso Tridico anche nei confronti dell'INPS, è aumentato di molto il gettito che è stato recuperato dall'evasione fiscale. È chiaro che bisogna andare incontro a cercare di risolvere questo problema, però anche in questo caso, attenzione, va fatta una forte distinzione tra, per esempio, il tema dei grandi evasori che esistono. I grandi evasori sono un problema che riguardano il nostro paese, l'Europa in generale, e poi c'è un tema invece che riguarda tanti italiani che hanno delle cartelle esattoriali che magari si portano dietro da 5, 10 o 15 però, anni. Ma stando ai dati del governo, i grandi evasori sono tanti piccoli, che il 68% dei grandi evasori, di chi evade, è composto da... Va fatta una distinzione tra delle persone che negli anni passati, che in quel caso non sono evasori, sono delle persone che, penso ai piccoli commercianti, penso agli artigiani, penso a tanti piccoli imprenditori, che anche a causa della pandemia, avendo avuto delle difficoltà, non sono riuscite a pagare le tasse, e oggi si trovano ad avere delle cartelle che molto spesso non riescono a pagare. In questo caso è chiaro che bisogna cercare di fare in modo che non ci sia un fisco che vada a colpire queste categorie in modo molto netto, rischiando anche poi di creare dei problemi all'economia, ma ci sia un fisco che abbia un approccio che sia anche talvolta di buon senso, che verso i piccoli contribuenti talvolta manca. Da Bardi scuote la testa, ma ce lo dice dopo il super spot. Dopo il super spot. Soprattutto in canottiera. Guida Bardi, il motivo per cui molti hanno
anche a sinistra, anche fra gli elettori, hanno risposto con inquietudine a questa commissione d'inchiesta e che si inserisce in una serie di eventi che abbiamo raccontato. La sospensione del programma di Saviano, le nomine tutte indirizzate alla RAI, la chiusura di alcuni programmi, l'addio dell'Annunziata, tanti fenomeni di cui poi si aggiunge anche l'ultimo, la denuncia del ministro Urso a Report. Ma allora la domanda è questa: esattamente un anno fa a Cagliari, fra l'altro, un ragazzo salì sul palco, era un contestatore della Meloni, e la Meloni disse no, fatelo parlare perché io voglio, siccome sono stata minoranza, voglio tutelare le minoranze. Allora ci sono due diverse facce? No, ma sono tante cose diverse quelle di cui abbiamo parlato. Parliamo della RAI per un secondo. Beh, insomma, la RAI, la gran parte se ne sono andati prima e ampiamente remunerati. Su Saviano si è fatto un gran battage, lo stesso non si è fatto su Facci. Io penso che sia un errore chiudere, aver privato Saviano della possibilità di avere una trasmissione, peraltro già realizzata. Penso che lo stesso errore sia fatto su Facci, penso che la censura sia sempre e comunque un errore e poi torna indietro come un boomerang verso chi l'ha fatta, e questo riguarda la RAI. Ma per quanto riguarda la commissione d'inchiesta, questo sì, questo è un gravissimo errore politico, pensare di poter utilizzare le commissioni d'inchiesta per poter fare politica. La politica si fa nel dibattito, nel confronto delle idee, ma sono cose ben diverse. Peraltro tutto questo arriva a pochi giorni dal monito del Presidente Mattarella sulle commissioni sì. d'inchiesta, insomma sembra, te dico, le sembra una provocazione, proprio rapidissimo perché abbiamo pochissimi secondi, quest'1-2 Mattarella Foti. No, ma guardi, ma io sono veramente incredulo rispetto a questa cosa qui, anche perché fa parte di una strategia di continuare ad essere forti con i deboli e deboli con i forti, come dire, questo bullismo istituzionale che sulla base del fatto che si hanno dei numeri in Parlamento, allora si ha padroni dell'Italia. Questo non è possibile, non è consentito in una democrazia liberale qual è la nostra. Stiamo, secondo me, superando il limite. E del resto poi la politica economica, lo diceva anche Giubilei, c'è un problema. Da una parte consentiamo il ritorno attraverso scudi fiscali di grandi evasori in Italia, dall'altra ce la prendiamo contro i poveri e togliamo quell'unico sussidio che diminuisce le disuguaglianze e che riduce la povertà. A me sembra veramente una strategia anche in qualche modo contraddittoria rispetto alla tradizione sociale della destra. Non mi aspettavo sinceramente che la destra se la prendesse con i poveri e in qualche modo favorisse questi evasori che hanno capitali all'estero, ritornano, oppure che appunto attraverso la delega fiscale fanno una proroga poi agli extraprofitti, coloro che sono considerati dalla Banca Centrale e dal Fondo Monetario i responsabili dell'inflazione che stiamo vivendo. Insomma, mi sembra anche contraddittorio rispetto a quello Tridico, che io credevo, voleva una destra più di destra paese, e su questo possiamo chiudere, direi. È un messaggio. Pensavo che ci fosse un'anima sociale che non c'è, al contrario. Chiaro, chiarissimo, era solo una battuta perché siamo molto per in ritardo. Indagare sui per ringraziarla. Del nuovo governo c'è Miss Marple dopo, ringraziamo Tridico, ringraziamo Guido Abbardi, ringraziamo Giubilei. Ringraziamo Roberta, benvenuto, che Roberta, mi aspetta, ma ancora non ho cominciato, domani daremo conto di quello che è successo questa sera a Cervia. Assolutamente sì, lo racconteremo. Tu ci sei domani? Per caso, sempre per caso. A domani.